Italia. Andiamo a Milano. This is crazy. Andiamo piano, però, piano. Stiamo andando al museo interattivo, non mi ricordo come si chiama. Space? Stiamo andando allo Space Dreamers, ragazzi, è una figata pazzesca. Ma adesso ci vuole un caffè. Tu sei uno Space Dreamer? Rispondi. Link in comment. Tu sei uno Space Dreamer? Rispondi nei commenti, per favore. Lì c'è la polizia, bisogna stare attenti. Prima di andare nello spazio, vi portano una bellissima mostra di pittura, che vi piace da morire, e poi andiamo a mangiare. Benvenuti alla mostra di Cézanne Renoir a Milano, al Palazzo Reale. Ho fame! Eccoci a pranzo, il mio ristorante vegetariano preferito. Sono felicissimo. Tortino ai funghi. Buon appetito, ragazzi. Allora, stiamo andando allo Space Shuttle. Come si chiama? Stiamo andando allo Space Dreamer. Vi leggo che cos'è perché io veramente non ci ho capito ancora niente. È un... comunque... no, ma non si può andare... Stiamo andando allo Space Dreamer. Space Dreamer! Andiamo a divertirci! Ci sono un sacco di sale pazzesche piene di oggetti magici, palline, ambienti colorati dove si perdono le dinamiche della prospettiva, dove è bello immergersi in un mondo sognante. Dreamers, molto Dreamers. Ci siamo, welcome aboard, come on, Space Dreamers. Stiamo per andare verso Marte. Ci vengono a prendere, eh? Non è uno scherzo. Abbiamo un bel pulsantone rosso, premendolo si inizia il viaggio su Marte. Siete pronti? Attenti? Via! Attenzione, ecco, eccoci. Lo sbarco su Marte. Eccolo. Proviamo a mandare un messaggio nello spazio. Mandiamo questo messaggio oltre i confini, oltre i limiti, verso l'ignoto. Chi vorrà lo prenderà. Che la forza... del sorriso sia sempre
con voi. Extraterrestri, continuate a sorridere. Mettiamoci le scarpe. Pronti? Attenti? Partiamo per la Luna! Next stop, space! Anche questa experience. Ciao ciao, è stato bello. Ok, sembrava che ci fosse qualcun alieno, qualcuno. Sembrava un alieno che mi stesse spingendo. Mi do un attimo a riprendere perché è stata forte, poi in alcuni momenti perdevi un po' la prospettiva, sembrava di essere a sognare nello spazio. Sono troppo stanco ragazzi, ho bisogno di un bel gelato, andiamo. Indovina cosa c'è là in fondo? Il Duomo di Milano! Gelato, 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 gelato. Ci siamo, eh? Dov'è? C'è un po' di cosa, c'è un po' da aspettare. I gusti sono degli alieni anche loro, perché mescolano diversi ingredienti strani che non c'entra niente con quelli che ti immagini. Allora, vedo già che c'è il gusto zucca, sapori d'Appennino, massa di cacao, quasi cheesecake, quasi. Crema del miracolo, leggenda, è leggenda il mio, legend, the legend. Ok, allora quello, allora, nuovo gusto, ananas con fogliolini di carcadè, eccetera, sì, e poi cioccolato, finalmente. Il meritato gelato con gusto nuovo, il cioccolato fondente.
Buonissimo. A posto, yeah! Il gelato è stato pazzesco. E rientriamo, proviamo a rientrare. E a te è piaciuto? Fammi sapere nei commenti la cosa che ti è piaciuta di più, che sono curioso, ok?